Citerò uno slogan che è quello dell'associazione di cui facciamo parte ed è IRIM, e lo slogan è diamo un corpo all'intelligenza artificiale, perché la grande discussione oggi, c'è molta discussione sull'intelligenza artificiale generativa, ma la grande discussione è come inserire l'intelligenza artificiale nei robot in modo che diventino sempre più collaborativi con gli umani e che possano rispondere ad ordini degli umani e possano rispondere alle reazioni e alle esigenze degli umani. Questo è il punto, secondo me, la grande sfida oggi, quindi dare un corpo all'intelligenza artificiale. La roboetica è una disciplina, un'etica applicata alla robotica che sottolinea benefici e rischi della robotica. I benefici sono tanti, ormai abbiamo capito che i robot svolgeranno lavori sempre più impossibili, difficili e irrealizzabili rispetto a noi umani, e che però presentano dei rischi. I rischi sono il complesso dei rischi che fanno parte dello sviluppo delle macchine, tenendo conto che queste macchine, i robot, dotati di capacità di apprendimento, sono anche di difficile controllo. Quindi roboetica assolutamente sì.